Ok Codacons è la rubrica che seleziona, approfondisce e incoraggia le iniziative positive, le idee migliori, i comportamenti virtuosi. Insomma, tutto quello che in Italia, oggi, procede nella direzione giusta. Secondo una recente inchiesta sulle abitudini di guida dei sudditi di Sua Maestà, a Londra occorrono in media 20 minuti prima di trovare un posto auto e gli automobilisti passano ben 106 giorni della loro vita in cerca di un parcheggio. Se di odissea parcheggio è quindi lecito parlare nella civilissima Gran Bretagna, figuriamoci da noi. In molte città italiane, con servizi pubblici inefficienti quando non del tutto assenti, cervellotiche soluzioni urbanistiche e trasporti alternativi ancora fermi allo stadio sperimentale, la situazione è ancora più grave. Le auto che gironzolano in cerca di un'area di sosta, inquinando e congestionando le strade, rappresentano infatti fino al 30% del traffico cittadino giornaliero. Alla faccia di cavalli, pistoni, computer di bordo e assistenti virtuali, le auto da qualche parte bisogna pur parcheggiarle. Peccato che le idee in proposito scarseggino, mentre l'antico sistema delle strisce blu, che negli anni ha fatto le fortune degli amministratori comunali, fatica a mettersi al passo coi tempi. Anche per questo ha fatto notizia l'introduzione del nuovo servizio messo a punto da Telepass per il pagamento dei servizi dedicati alla mobilità. L'app in questione si chiama Ping, che sta per Pay and Go, ovvero paga e vai. È stata presentata in Campidoglio dall'amministratore delegato di Telepass, Ugo De Carolis, dall'assessore alla mobilità e ai trasporti del Comune di Roma, Guido Improta, e dal presidente di ATAC, Roberto Grappelli. Roma, infatti, è la metropoli italiana scelta per testare sul campo il sistema e, dopo la sperimentazione avviata lo scorso dicembre a Ferrara, apre la strada alle altre principali città italiane. L'applicazione consente di pagare la sosta sulle strisce blu comodamente dal proprio smartphone. Calcola infatti da sola l'importo complessivo del parcheggio e permette di addebitare i soli minuti di sosta effettivamente utilizzati sul conto Telepass. Gli ausiliari del traffico possono verificare l'avvenuto pagamento inserendo il numero di targa della vettura in sosta sul palmare in dotazione e riscontrare in tempo reale la regolarità del versamento registrato su un database. Ping rappresenta quindi un'innovazione ragguardevole per tutti i clienti Telepass e garantisce una serie di effetti positivi. In primis, una vita semplificata per gli automobilisti. Non è più necessario affannarsi a cercare un parcometro, ricorrere alle carte di credito, alle ricariche e alle monetine. Basta avere uno smartphone, scaricare l'app, impostare la durata della sosta e il gioco è fatto. In secondo luogo, un innovativo rapporto tra l'automobilista e i suoi doveri civici, così da sottrarlo alle antiche colonnine, spesso danneggiate o del tutto assenti, e adattarlo ai moderni device tecnologici. Ancora, margini flessibili per la sosta. Il termine può essere infatti anticipato o posticipato, anche a distanza. In questo modo, gli automobilisti si risparmiano il fastidio di raggiungere l'auto per prolungare la sosta, o lo spreco economico in caso di fermata più breve del previsto. Infine, un servizio dedicato alla mobilità urbana gratuito che non impone pagamenti aggiuntivi rispetto a quelli usuali per le aree di sosta. Abbiamo raccolto, a questo proposito, il parere di Ugo De Carolis, amministratore delegato di Telepass. Ping è una nuova applicazione sviluppata da Telepass per i propri clienti. La lanciamo oggi a Roma dopo parecchia sperimentazione e dopo tanto sviluppo e consentirà ai nostri clienti di pagare il parcheggio sulle strisce blu nella città. Di fatto il funzionamento è molto molto semplice e nel momento in cui il cliente arriva e parcheggia apre l'app, la georeferenza e quindi c'è la possibilità di individuare immediatamente la posizione in cui ci si trova, come anche c'è la possibilità di inserire l'indirizzo in cui si vuole il parcheggio, dando quindi la possibilità di pagare o più parcheggi contemporaneamente o parcheggi per persone che si trovano in un altro posto. A quel punto è facilissimo, si imposta il tempo di parcheggio, il tempo che si prevede di fare, si preme un pulsante e senza inserire carte di credito, senza dover prepagare, senza dover dare nessun dato che non sia i dati relativi alla propria utenza Telepass, quindi proprio user ID e password con cui si è già iscritti
al sito Telepass si paga il parcheggio con le strisce blu. La cosa, diciamo che aumenta semplicità e che è veramente vantaggiosa è che in qualunque momento il parcheggio si può interrompere o si può prolungare, dando quindi la possibilità di pagare solo quello di cui si è usufruito. Non c'è bisogno dell'apparato Telepass, solamente questa app che si può scaricare sia sul mondo, sullo store di iOS, quello di Apple, sia quello di Android. E con gli altri smartphone in realtà si può entrare direttamente sul sito e fare la stessa operazione, c'è cioè un mini sito ad hoc che ti consente di fare esattamente la stessa operazione. Oggi siamo a Roma, siamo già partiti anche a Ferrara dove è partita la sperimentazione, tra poche settimane partiranno le strisce blu dell'aeroporto di Fiumicino. E stiamo parlando con le principali città d'Italia per cercare a brevissimo, noi siamo pronti e quindi in maniera più veloce possibile di espandersi. A quel punto ci sarà anche il vantaggio di essere un servizio nazionale. Noi del resto abbiamo 8 milioni e mezzo di clienti in tutta Italia e quindi 500.000 solamente in Roma e Lazio, che quindi potranno usufruirne anche nei loro spostamenti da una città all'altra. Questa app è assolutamente indipendente dall'apparato Telepass, è fatta per i clienti Telepass, ma non c'è bisogno dell'apparato a bordo, anzi si può pagare sia per le targhe registrate al Telepass, ma sia per qualunque altra targa che sul momento si può inserire. Telepass ormai da qualche anno si è spinta sempre di più nel dare servizi e servizi di pagamento anche al di fuori dell'autostrada. Noi diversi anni fa siamo partiti per esempio a fare pagamenti per entrare nei parcheggi, sia cittadini che aeroportuali, e in quel caso lì diciamo, l'esperienza del cliente è identica a quella dell'autostrada, c'è una sbarra che si alza e c'è un apparato a bordo, si pagano l'area C di Milano, è un servizio che si paga senza il bisogno di apparato, solamente inserendo la propria targa nel sito internet e attivando questo pagamento, e quindi ecco che il parcheggio in strisce blu è una normalissima evoluzione dei servizi che già stiamo facendo fuori dall'autostrada. Ping si inserisce in un segmento in rapida espansione. Il mercato del mobile parking, infatti, cresce rapidamente. Solo nel 2013 gli italiani hanno saldato 800.000 ore di sosta tramite SMS in 60 città diverse, tra cui Roma, Torino, Napoli e Bologna. I tempi, ormai è evidente, sono maturi per passare allo smartphone. Un'evoluzione inevitabile, ma che è stata finora ostacolata dalla richiesta di scaricare applicazioni differenti, registrarsi, inserire i dati della carta di credito e ricaricare un borsellino elettronico. Un pallido ricordo dopo l'annuncio del servizio Telepass. Vita semplificata. Soluzione innovativa. Sosta flessibile e mancanza di costi aggiuntivi. Per tutti questi motivi, Telepass Ping si merita il nostro OK Codacons.